Fatemi fare una prova. Sa. Ok, si sente perfettamente. Sa. Ok, si sente perfettamente. Sa. Perdonate il riverbero, ma funziona. Devo testare se funziona. Benvenuti in questo stream di Monster Hunter World Iceborne. Ho visto che ci sono delle simpatiche novità per quanto riguarda il nuovo prestigio e Safiliva. Adesso le andiamo a guardare insieme. Here we go. Ah, se il nuovo fix cambiamento sullo Sword and Shield, da quel che ho capito. Oh, guardiamo un attimo che cosa mi dice qua. Major new feature, Stygian Zinogre. Andiamo, aspettate che apro anche la dashboard. Così abbiamo tutto. Ok, ci siamo. Dicevo. Allora. Stygian Zinogre has been added. Stygian Zinogre will appear in a cutscene in the Guiding Lands after finishing the story of Iceborne. E io dovrei averla finita, quindi dovremmo averlo già sbloccato, Stygian Zinogre. One new additional monster also added, che credo sia l'inizio di Safigiva. Runerun Gigante Tembrato ora potrà apparire. Da cutscene that consists. Vabbè, c'è una cutscene per quanto riguarda l'unlock della Tundra Region e le Guiding Lands. New weapon trees, armor and skill added. New weapon trees, armor and skill added. Non so cosa sia, forse sono nuove armi. Andiamo a vedere. Poi c'è questi fix che ho visto della Sword and Shield. Andiamo ragazzi. Ho deciso di non darvi la sessione, la stanza, perché volevo un attimo vedere io com'è la situazione. E magari provare un attimo di cose. Oggi volevo fare un attimo di novità, un attimo di riambientarmi su Monster Hunter World Iceborne. Appunto vedere questa novità, questo Zino Prestigio. E in preparazione poi a quello che è l'assalto di Safigiva, che dovrebbe uscire settimana prossima, il 20 marzo, se non ho letto male. Ok. Trovo un alieno. Special assignment incoming. Vabbè, cosa vuole? Ok, c'è della roba nuova da fondere, mi fa molto piacere. Dov'è che devo andare a parlare? Ah, ovviamente l'ammiraglio, devo andare a parlare. Proprio volevo vedere la cosa del... Ok, torniamo a noi. Dicevo, volevo prima andare a vedere questa cosa delle armi. Perché se non ho capito male,
In UE, pause. Vediamo Sword and Shield, che è quella che magari mi interessa di più. Ce ne dovrebbe essere di nuovo. Magari qua in fondo? Lunastra nel gigante. C'erano queste? Rajang c'era. Gil'Dalas. Non so mica, ragazzi, se c'erano queste. Non sono un grande appassionato di Sword and Shield, però mi piacerebbe impararlo in questa patch, visto che è tutto cambiato. Charge Burrito. Qua del Raja, vabbè. Poi in realtà non vedo dei nuovi, delle nuove armi. Avranno cambiato, forse, beh, ecco, avranno cambiato alcuni tre. Va bene, andiamo subito a prendere la missione del The How are you, Seeker. Ash? My apology that, if possible, the assistant I found a pig I shall invest from a long term. It's but enough speculation. Let's see for Investigate ourselves the what the new Guardian path has in in the Guiding store for Lands. us. Investigate the new path and Good discover luck, an Ash. area of the Guiding Lands. Take on the special assignment and cross the Lost Path and investigate. In Iceborne, speak to Charactex with Purple to advance special assignment. The Madman speaking, the Charactex phone in Estera, bla bla bla. Ok. Across the Lost Path, special assignment. Andiamo a vedere che cos'è questo. Questo qua, Across the Lost Path. Ci vado ovviamente da solo la prima volta per vedere se ci sono le varie cinematiche. Non posso mangiare, il che non mi fa molto piacere. Vabbè, che sono qua solamente per un attimo esplorare come la situazione, quindi. Was this opening not here before? It's gotten chilly all of a sudden. This looks just like the Hoarfrost Reach. First it was a volcanic region, and now somehow we stumble upon this place. This is actually really exciting. With energy. Hang on. There's no mistaking it. It's from a subspecies of Zinogre. I'll head back to camp, partner. Continue on with the investigation, okay? Andiamo alla presentazione dello Zinogre Stygio, quindi. That grim black lightning and Ah, da fearsome gray Stygian aura. Zinogre. That could only be a Stygian Zinogre. There have been eyewitness reports of C'è its una appearance here too. presentazione. Hope you have some no-berries on Non ha hand. una presentazione, no, dai.
Direttamente caccia senza presentazione, sono un po' triste. Eccolo! Ok, perfetto, direi che abbiamo tutto ciò che ci serve. Grazie Lelonox per il follow! Grazie mille. Bellino bellino, sì. Mi organizzo un attimo, lo cacciamo. Proviamo a cacciarlo. Tocca usare. Non è usare buono. È senza buono. Facciamo senza bonus, facciamo. Non so se c'è già qualcuno che lo fa. No, non sono. Da Discovery Tundra Region, perfetto. Non sono neanche io un appassionato della Xenogre Stygia, mi piacciono altri mostri. Xenogre normale è abbastanza bello. Però sono una di quelle poche persone malvagie a cui piace il Lamiel. Non c'è qualcuno che lo sta già facendo. Immagino di sì, uscire da poco. Oh, guarda quanta gente lo sta facendo. Andiamo a fallire la missione di questi qua. Oddio, qual è lo Yakut Kut? Io considero che non sono un veterano di Monster Hunter. Conosco un pochino solo quelli di World. Era quello col becco, quello che sembra un piccione, lo Yakut Kut. Make sure you have some null berries, ma dovrei averlo. Ma dove caspita si va per la zona? Questa stazione non si dovesse andare di qui. Ah, sì, ho capito qua. Un pochino arrugginito con Monster Hunter, che è un pochino che sto giocando a Riyadh Royale. Devi ricordarci come sono le combo qua che. Posso dire che l'ha schivato. Marco se l'ha schivato.
Uff, schivato. Mi ha molto preso. Ma da poco in realtà, eh. Preso Word che sarà qualche mese, 3 mesi, 4 mesi. L'attacco è ovviamente mancato, perché sono scarso. Però mi devo levare dal cazzo. Dopo leggo, scusami, ho visto che mi hanno mandato diversi messaggi, finisco qui e lo leggo. Fa salto spirale, ok.
Madonna, che male. Calma tutto. Purtroppo ci siamo un po' tutti bloccati, infatti io sto streamando il più possibile perché siamo tutti bloccati, siamo in casa. Streaming, sono apprezzato, intrattenimento, quello che c'è da portare, insomma. Ho proprio una monta fallita, ma. Mi dispiace che c'hai il computer bloccato in Sardegna. Di dove sei? Anch'io sono Reggio Emilia in particolare. Una paralisi, entrata. Oh, mi sa che l'ho messo benissimo. Poco fuori da Bologna, è situazione un po' uguale per tutti attualmente. Quello che possiamo fare nel nostro piccolo è stare in casa e cercare di combattere la noia. Lo streaming è una buona idea. Provo a rifargli sto tizio. Niente, ha urlato. Ok, non fa la spirale, la fa di male. Comunque non mi sembra difficilissimo come mostro lo Zinogre stile. Cioè, è molto simile allo Zinogre. Fa i suoi salti, fa i suoi attacchi, ecco, di poter evitarlo. Voglio catturare. Saggio, lo possiamo catturare. Giusto, giusto, perché non è un drago anziano. Good job, partner. Let's head back to Celiana and report. Sì, è abbastanza facile. Mi è sembrato bello facile. Poi sì, io lo sto facendo appunto solo un po' per vedere, perché è qualche tempo che non gioco a Monster Hunter, perché mi ho un attimo fermato per giocare un pochino alla serie Royale. Se sei interessato, trovi gli altri video sul mio canale YouTube che trovi qua sotto. Hey. E quindi sono anche un po' arrugginito io, c'è da dire anche questo. What's up, Admiral? Up for a field trip? Aren't we supposed to head back? There's something you must see. Let us go. His lips are sealed. Guess he wants us to see it firsthand. Qua dovremmo scoprire il We're sapigiba, giusto? here. Let's drop. O sbaglio? What is this?
This way. You sure sniffed something out, eh? Check it. This texture, it's like shredded skin. A particular type of webbing. No, a shroud. No way. Xenogeva! It shedded its skin countless times here. Does that mean? Just as I suspected. Something bad is brewing. We must hold council. Let's hurry. Eccolo il Safi. Go! What's that? Un gioiello non molto utile. New optional quest are available. New cutscene has been added. Cross the Sword Computer Report back to the Seeker. Andiamo dal Seeker. Sì. Sono abbastanza incazzato. No, non voglio. No. Beh, peccato. Nel dubbio. Bravo, Pugli, bravo. Allora, andiamo qua dal Seeker. No. What we have to do. Gather around, everyone. Let's run down what we know. The Fifth discovered a new area in the Guiding Lands that resembles the Hoarfrost Reach. Thanks to their efforts, it looks like we'll be able to start a thorough investigation of the region. Good work, you guys. Then there's that molted skin we found deep within the earth. And to add to all that, our team sighted some enormous red monster. Correct. This gigantic monster has several unique traits, and I attempted to compare it to documented monsters. But unfortunately, not everything adds up. We may have a completely new, unknown But wasn't that Xenogeva down there? Given how we found the place, it must have matured and molted its skin numerous times. We can't say for certain, which is why we must investigate at once. Got that right. Boss man, I have an idea. We'll go in with a small group to do some recon. Once we figure out what that thing is, we'll return with a larger group to start the investigation proper. For all we know, we could be going up against a three-headed monster that shoots lightning bolts. That's why before we get down to business, we need to observe it. Figure out what makes it... This thing must be something if you're not willing to go in head first, but I understand.
Ma i sacchi che hanno messo sono dalle armi come ricompensa? Che io sappia, no, non ancora. Esce il 20, l'assalto effettivo. 20 di marzo, su computer, ovviamente, sto parlando di computer. Just promise me you'll turn back before you get in. Understood. We won't tell it for very long. Well then. Partner! Your curiosity is getting the better of you. There is no one better suited for the job than you. All right, let's go over this one more time. First, we'll ready a special assignment just for this occasion. And once we launch a full-scale investigation, we'll call for all available hunters to assemble in the gathering hub. The objective of this recon assignment will be to observe the monster's behavior. It probably goes without saying, but feel free to bring any other hunters that you can trust. We'll launch the full-scale operation once you return to base and we're able to examine your findings. That should cover everything. Stay safe out there. While you face off against the beast, I shall concentrate on trying. All right. Looks like we got everything sorted out. Hunters, to the gathering hall. To the gathering hall. Standard. Non si può prendere normale, giustamente, direi. Vediamo un attimo, vediamo. Niente, se ho capito, adesso la Sword and Shield è stata già cambiata, è diventata forte. Oh, Gathering Gold. Quattro pezzi di Odogaron con un pezzo del Dragon King. Io uso Kaiser Damasco, Kaiser Garuga. Fino a quando non avrò quelli di Safigiba. Scudred Valley. Sono degli eventi, vabbè, holiday, roba del capodanno cinese. Non sono un grande amante. No, il mio pugno non lo devi toccare, maledetto. Dovrebbe essere questo, no? Dovrebbe essere questo. Join Recon Assignment. Ma no, questo è Respond SS. Any language. Vediamo se qualcuno sta già facendo. Sì, sta già facendo qualcuno. Non so come funzioni, ragazzi. Zero idee. Quindi sto facendo assolutamente a sensazione. Poi dei Joey Platter. Bellissimo questo video. Vediamo cosa mi dice, cosa mi porta a fare. Non lo so. Se c'è da uccidere Safigiva, se c'è da scoprire cose nuove riguardo. Don't get reckless. To the hitching post. Ok, direi che c'è da menare un Safigiba. Questa cosa non si spacca mai. Facciamo subito qua. Assolutamente cosa sto facendo. Avviso. Già.
Uff, che male. Che male. Non voglio stargli davanti, non voglio stargli davanti. Ok, sono troppi danni. Calma. Cosa non ci piace il fatto che si possa curare, ma zero proprio. Vuole farci male, fin lì. Siamo d'accordo tutti. Questo. Attacco di coda, parato. Ah, ne aveva due, perfetto. No, 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 stai fermo, no, 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 stai buono. C'è un modo per evitare che si curi sto tizio? Di ammenarlo più forte di quanto mi si curi. Direi che è la seconda idea. Target beginning to move. Addosso allora. Lower levels may contain even more energy for it to suck up. Wow. Hey, check out those crags protruding out of the ground. We might be able to use them as cover. No, se non mi ricordo male fa una nova. Per il poco gameplay che ho visto riguardo. Andrà schivata. Sicuramente io ho la il target, quindi niente, vero voi? No, stai muoio a terra. Io non vedo nulla. Uff.
Kamehameha. Bellissimo, ragazzi. Ah, finita così? Bello. Se è finito così, era bello. Fantastic job with the recon. Nice, nice. Bella anche la recon assignment qua. L'assalto vero e proprio arriva al 20. E ci ha dato di bello. Un caspio. Esatto, non era ancora così tanto incazzato. Poteva incazzarsi di più. Basta, non ci sono altri nuovi contenuti. Direi che finisce qua. E al 20. A vedere. Vediamo scambi da livello. Sì, sì, prendi questa roba. Prendi tutta. Non sono un grande fan degli eventi così. Allora c'è anche un altro coso. Allora, intanto change clothes, non c'è dubbio che voglio questo. Dodo Hammer. Adesso sì che raggiungiamo. Well done. It absorbed energy from its surroundings? That's correct. By doing so, it managed to naturally heal all of... Once it consumes a certain amount of energy, it heads for an even deeper location. We weren't able to verify it, but we believe it exhausts each area of energy before moving on. That's the theory coming from analytics. During the recon, I did my best to observe the area and surrounding ecology. What I discovered was an almost unfathomable difference, even between neighboring regions. You say that creature was absorbing energy, correct? This may be an absurd hypothesis, but perhaps that creature can control the energy it absorbs. It may be reshaping the very nature of these ecologies to meet its own needs. How is it possible that something like that could even exist? There's only one monster that I can think of that absorbs the energy of other creatures to speed its own growth. Your initial assumption was correct. It must be an adult version of Xenogeva. It may be doing this for its own preservation and propagation. That thing doesn't play well with others. There's no way these areas it's reshaping are for anything but itself. If a monster like that is allowed to multiply, it's entirely... It may have disappeared this time, but I have no doubt it'll return to the same location soon. And we'll be waiting for it. Until then, we need to prepare. All right, everyone, you know what to do. Dismissed. You can now take on a limited time siege to investigate the adult form of Xenogeva. When the siege is available, the commander will appear in Seliana with a purple punto esclamativo mark of reserve. Speak to him to join the siege. Ok, the siege direi che però non è ancora attivo. The Siege of Xenogeva Mature Form is only available for a limited time. It cannot be undertaken outside of the available time, bla bla bla. Ok, però vedo che ci sono un sacco di quest, ma credo siano quest secondarie queste. Mi dice cose. Ok,
Great job. Basta, direi. O sto mancando qualcosa? Missioni secondarie, forse. C'è The Tyrant Banquet che mi mancava. Specie l'arena Stygian Zinobre. Ovviamente perché l'abbiamo catturato e quindi abbiamo l'arena della Stygian Zinobre. Però mi sembra ci sia tanto altro. Special assignment fatti. Niente ragazzi, quello che c'era da fare direi che è finito qui. Non vedo altro. Ci hanno dato una rigida dracolite, mi è sembrato. Vediamo se mi può far fare qualcosa. Sta rigida dracolite lì. Ci sono già le armature, dite, di... del Giga. Vediamo un po'. Stygian Oolong. No, Oolong è... Oolong è quella della festività. Stygian è la roba dello Stygian, giustamente. Charms. No, Charms no. Full Armor 7 è la roba Layered. Layered nuovi. Ah beh, c'è la Oolong di Layered nuova. Pendenti. Lucky Crimson Tiger. Joyful Ticket. Boh, questo lo creo. Non lo voglio equipare. Non lo voglio equipare. Upgrade equipment forse. Forge equipment. Se vuole si fa la heavy bowgun di Stygian. Stygian Zinogre, eccola. Sì, fammela. Costruiscila. Sì, non sono fortissimo, ho visto. No. Però io questa la vorrò upgradare in questa. Giusto? Che mi serve roba dello Zinogre Stygio, mi sembra anche giusto. Va bene, ho capito. No, però ancora le armature e la roba di di Safi Giva non è ancora disponibile. C'è solamente la roba di Stygian Zinogre. Non Zinogre Stygio. Va bene. Beh, è comunque già un mostro in più che uno in meno. Va bene ragazzi, io direi che posso concludere qua la live. Vi ringrazio per la visione, abbiamo un attimo esplorato quelle che sono le novità prima del 20. Noi ci rivediamo nei prossimi giorni sempre per provare... Aspetta, mi metto in full cam, guardate, guarda, che professionalità per salutare. E noi ci rivediamo nei prossimi tempi per rivedere un attimo ancora se ci sono, se vogliamo un po' farmarlo questo Zinogre Stygio. Però non mi sembra né difficilissimo né utilissimo in realtà, magari solo per fare la balestra potrebbe tornare utile. Vabbè, comunque magari ci richiamo per questo farm o per roba simile. Ci rivediamo sicuramente il 20 per riprovare Safi, che dovrebbe uscire l'assalto tutti insieme per tirarlo giù e iniziare a farmare le cose di Safi Giva, che sono fortissime da quello che dalle notizie che vengono dalle console. E niente, grazie per aver visto la live, seguitemi su Instagram, qua Instagram. E qua sotto trovate, se state guardando da Twitch, qua sotto trovate il banner per YouTube, se state guardando da YouTube, qua sotto trovate il canale di Twitch. E grazie ancora e buona serata, buon pomeriggio a tutti.
Forse ci vediamo stasera di nuovo in live, che porto Realm o qualcos'altro. Va bene? Ciao ragazzi!